Iniziamo. Inspiro, cresco con le braccia, espirando, piego le ginocchia e scendo ancora. Inspiro ed espiro. Ancora prendo aria, braccia su, fuori aria, piego le ginocchia. Continua. Movimenti fluidi. Ancora su, fuori aria e scendo. Ancora 20 secondi. Inspiro, cresco, espiro, curva della colonna e scendo. Ancora su. Ancora 10 secondi. Tre, due, uno. Ora salgo con le braccia, il braccio destro scende, il corpo lo segue. Risalgo. Scende il braccio sinistro, poi inclinazione laterale. Risalgo e continuo. Prima scende il braccio, poi il corpo, risalgo e cambio lato. Ancora 3, 2, 1. Ora mani sulle spalle, ginocchia piegate, torsione lenta verso destra e sinistra. Mantieni la schiena dritta, le ginocchia sono piegate. Ancora 10 secondi. 5 secondi. E siamo a 3, 2, 1. Ora allarga di più le gambe, scendi in squat a braccia tese e risali. Scendi, braccia in linea e risali. I piedi sono posizionati a 45 gradi. Ginocchia in apertura, scendi e sali. Scendo ed espirando risalgo. Continua. Gonfio la pancia e scendo, fuori aria e risalgo. 3, 2, 1. Ora unisco le gambe ed elevo le braccia. Alterna il tocco del ginocchio destro e sinistro. Il movimento è fluido e dinamico. La schiena è dritta e lo sguardo fissa un punto davanti a te. Continua. Ancora 10 secondi. 5 secondi e siamo a 3, 2, 1. Ok, roll down, posizione retta, espirando mento verso il petto e articola la colonna verso il basso, una vertebra alla volta. Ora tocca le mani a terra, piega le ginocchia e lentamente risali. Ne facciamo altri due, vai, mento verso il petto. Spalle pesanti, braccia pesanti e scendo. Tocco le mani a terra, piego le ginocchia, mento verso il petto e risalgo. Ancora ne facciamo un altro, roll down, mento verso il petto, articolo la colonna verso il basso, tocco le mani a terra, piego le ginocchia e lentamente risalgo. Ne facciamo un altro, l'ultimo, mento verso il petto. 5 secondi, 3, 2, 1. Ok, lentamente ci posizioniamo in quadrupedia, ginocchia sollevate, poi posizione a V a gambe tese, ancora quadrupedia, ginocchia in sospensione, posizione a V. Nella posizione a V non è essenziale appoggiare i talloni a terra, l'importante è mantenere il petto aperto che spinge verso le ginocchia. Continua. Ancora 10 secondi. Ancora 5 secondi. 3, 2, 1. Ora ci fermiamo in posizione a V e iniziamo a molleggiare con le gambe, sollevando in modo alternato il tallone destro e sinistro, mentre pieghi e stendi le ginocchia. Continua. Schiena dritta e ben allungata. Ancora 20 secondi, respira, siamo a 10 secondi ora,
Ancora 3, 2, 1. Ferma il movimento, passa in quadrupedia con le ginocchia in sospensione. Risucchia l'ombelico e avvicina ginocchio sinistro al gomito destro e viceversa, mantenendo sempre le ginocchia sollevate da terra. Ginocchio destro al gomito sinistro, ginocchio sinistro al gomito destro. Ancora 10 secondi. E siamo a 3, 2, 1. Ora raggiungiamo la posizione a V, stendi le gambe, ora sali sulle punte e scendi. Solleva e abbassa i talloni, braccia tese, bacino che spinge verso l'alto. Risucchia l'ombelico durante i movimenti. Ancora 10 secondi. 5 secondi ora. E siamo a 3, 2, 1. Recupera 20 secondi e preparati in posizione seduta sui talloni con le ginocchia distanziate e le punte dei piedi che si toccano. Tre, due, uno. Da qui sali, braccia in linea, addome e glutei forti e lasciati cadere indietro, poi siediti sui talloni, braccia in linea con la schiena e risali, mantenendo il corpo inclinato a circa 30 gradi. Mi siedo sui talloni e risalgo. Ancora. Ancora 10 secondi. Tre, due, uno. Ok, ci fermiamo. Corpo circa 30 gradi, torsione verso destra e verso sinistra. Lo sguardo segue il braccio che si apre una volta da un lato e una volta dall'altro. Espirando torsione, inspirando torno. Movimento dolce. Ancora 3, 2, 1. Ora siediti sui talloni, braccia in linea, risali mantenendo sempre il corpo a 30 gradi e scendo. Ancora salgo e scendo. Ancora su, braccia tese e scendo. Continua ancora 20 secondi. Le punte dei piedi si toccano mentre le ginocchia restano distanziate. Ancora 10 secondi. Ancora 3, 2, 1. Da qui, prima passo in quadrupedia. Poi lentamente raggiungo la posizione a V, gambe tese. Ora inizio a molleggiare con le ginocchia, alternando il molleggio con la gamba destra e sinistra. Le braccia sono tese, la schiena è ben allungata. Cerco di avvicinare il più possibile i talloni al tappeto. Ancora 3, 2, 1, recupera e preparati in posizione quadrupedica. Tre, due, uno. Da qui stendo la gamba sinistra e inizio con degli slanci a gamba tesa senza inarcare la schiena. Tocco il dorso del piede a terra e slancio a gamba tesa. Addome contratto, piede esteso, braccia tese in linea con le spalle. Continua, ancora 10 secondi. Tre, due, uno. Ora appoggio gli avambracci, gamba sinistra tesa ed effettuo degli slanci con un movimento laterale della gamba. Il piede esteso appoggia sul lato destro e sinistro. La schiena è dritta, slancia la gamba senza inarcare la schiena. Continua, movimento dinamico e controllato. Ancora 10 secondi.
Ancora 3, 2, 1. Ok, recupera, cambiamo lato. Tre, due, uno. Da qui stendo la gamba destra e inizio con gli slanci a gamba tesa, sempre senza inarcare la schiena. Slancio a gamba tesa e piede steso. Addome contratto, braccia tese in linea con le spalle. Slancio e tocco, slancio e tocco. Ancora 10 secondi. 5 secondi ora. E siamo a 3, 2, 1. Ora appoggio gli avambracci, gamba sinistra tesa ed effettuo degli slanci con un movimento laterale della gamba. Il piede esteso appoggia sul lato destro e sinistro. Schiena dritta, slancia la gamba anche qui senza inarcare la schiena. Addome forte. Il movimento è dinamico e controllato. Continua ancora 10 secondi. Tre, due, uno, recupera e preparati in posizione prona, mani ai lati delle orecchie. Tre, due, uno. Solleva le braccia e il busto, appoggia giù e continua. Le braccia rimangono sempre flesse, le braccia sono bloccate, salgono e scendono con il corpo. Addome sempre contratto, gambe tese ben appoggiate a terra. Continua, salgo e piano piano scendo. Ancora 3, 2, 1. Da qui sollevo il busto, stendo le braccia lateralmente, elevo e abbasso le braccia. Mani a terra e sali. Mantengo le gambe ben salde a terra. Salgo e scendo. Salgo e scendo. Continua. Ancora 10 secondi. Tre, due, uno, e recupera e resta in posizione. Tre, due, uno, lentamente raggiungi la posizione plank, apri la gamba destra, la sinistra, glutei e talloni e torna in plank. Apro la destra, apro la sinistra, glutei e talloni e ancora plank. I movimenti di apertura laterale delle gambe sono dinamici. Il movimento di leggera seduta sui talloni è controllato. Continua, apro, apro, avvicino i glutei e i talloni e torno in plank, apro, apro, glutei ai talloni e torno in plank, continua, ancora 3, 2, 1, da qui avambracci a terra in posizione plank, con il piede esteso flessione della gamba verso i glutei alternando destro e sinistro, movimenti dinamici e veloci. Non inarcare la zona lombare, mantieni sempre attivi i muscoli addominali. La schiena è dritta. Continua. Tre, due, uno. Recupera e resta in posizione. Tre, due, uno. Ora stacca da terra busto, braccia e gambe e poi torna.
Ancora solleva, piccola isometria e piano piano scendi. Per salire e scendere contrai volontariamente lombari e glutei, formando una sorta di arco. Non salgo piegando le ginocchia, ma salgo e scendo a gambe tese. Non contrarre la zona cervicale. Ancora 3, 2, 1. Ora porta le mani ai lati del petto e siediti sui talloni. Torna in posizione prona e ancora glutei ai talloni, mi siedo e piano piano torno, pancia a terra. Ancora glutei ai talloni, rilasso la schiena e torno. Continua, movimento fluido. Ancora 5 secondi. 3, 2, 1. Ora porta le mani ai lati del petto, inspirando stendi le braccia. Espirando fronte a terra, le gambe sono attive, sono tese e i piedi sono ben saldi a terra. La schiena è ben allungata e le spalle sono basse. In posizione cobra apri bene le spalle. E siamo a 3, 2, 1. Ok, dalla posizione quadrupedica, testa in linea con il busto, estendo il braccio sinistro e la gamba destra, addome e gluteo forti e mantengo questa posizione. Posizione isometrica, la schiena mantiene le curve naturali, gamba e braccio sono in linea con il corpo. E siamo a 3, 2, 1. Ok, torno in quadrupedia, elevo la gamba sinistra a 90 gradi, con il piede esteso effettuo una rotazione esterna dell'anca e torno, addome attivo e schiena dritta. Il piede della gamba che lavora è esteso, continua. Ancora 3, 2, 1. Raggiungi la posizione prona, espira, spingi con le braccia portando i glutei e i talloni, lentamente torna, sali ed espira, inspira e torna, ancora continua, glutei e talloni e posizione prona, ancora 10 secondi. Tre, due, uno. Mani ai lati del petto, inspirando stendi le braccia, espirando fronte a terra e continua. Le gambe sono attive, scendo fronte a terra, stendo le braccia e risalgo. Ancora giù e ancora su, continua. Ancora 3, 2, 1. Dalla posizione quadrupedica, testa allinea con il busto, estendo il braccio destro e la gamba opposta e resto in posizione. Non sollevare troppo braccio e gamba per non inarcare la zona lombare. Testa allineata alla colonna. E siamo a 3, 2, 1. Dalla posizione quadrupedica, con il piede esteso, effettuo una rotazione esterna dell'anca e torno. Braccia tese e schiena dritta. Addome attivo e schiena dritta. Continua. Ancora 10 secondi. 3, 2, 1. Recupera. E preparati in posizione di quadrupedia, avambraccio destro in appoggio. Tre, due, uno. Con il piede esteso apri lateralmente la gamba e torna. La gamba resta flessa a 90 gradi. Apri e chiudi controllando il movimento. Non andare veloce. Apro e chiudo. Apro lentamente e chiudo lentamente. Continua ancora 10 secondi. 3,
2, 1. Ora sdraiati sul fianco a ginocchia piegate, mano sul fianco e sali, eleva la gamba, chiudi e scendi, ancora sali, apri, chiudi e scendi. Spalla destra bassa, lontana dall'orecchio, apri e chiudi la gamba sinistra lentamente, controllando i movimenti. Ancora 10 secondi, respira. 5 secondi ora e siamo a 3, 2, 1. Ora recupera, sdraiati completamente sul fianco, mani dietro la testa e gambe tese. 3, 2, 1. Da qui piede steso e slancia la gamba in avanti. Torna in linea e continua. Avanti e indietro, sempre a gamba tesa. Il piede destro è a martello, posizionato un po' più avanti rispetto al corpo. Elevo, piede a punta, torno, piede a martello. Ancora, piede esteso, piede flesso, piede esteso, piede flesso. Ancora 5 secondi, 3, 2, 1. Da qui gambe flesse, mi appoggio sull'avambraccio, elevo il braccio, salgo e inizio ad aprire e chiudere la gamba superiore, mantenendo il braccio teso in alto e i piedi uniti. Apro e chiudo. Apro e chiudo. Mantengo questo movimento. Ancora 15 secondi. E siamo a 3, 2, 1, recupera e preparati in posizione quadrupedica, avambraccio sinistro in appoggio. Con il piede esteso apri lateralmente la gamba e torna. La gamba resta flessa a 90 gradi. Apri e chiudi controllando il movimento, quindi apro piano e chiudo piano. I movimenti sono eseguiti lentamente. Il piede della gamba che lavora in estensione, sia quando sali sia quando scendi. Continua. Ancora 3, 2, 1. Ora sdraiati a ginocchia piegate, mano sul fianco e sali. Eleva la gamba, chiudi e scendi. Ancora sali, apri, chiudi e scendi. La spalla sinistra rimane bassa e lontana dall'orecchio. Apri e chiudi la gamba destra lentamente controllando tutti i movimenti. Apro, chiudo, appoggio il gluteo e risalgo. Apro, chiudo, appoggio il gluteo e siamo a 3, 2, 1. Ok, recupera, sdraiati completamente sul fianco, mani dietro la testa e gambe tese. 2, 1. Da qui, piede steso, slancia la gamba in avanti e torna in linea. Ancora avanti e indietro, sempre a gamba tesa. Il piede sinistro è a martello, posizionato leggermente più avanti rispetto al corpo per una maggiore stabilità. Avanti, piede esteso, indietro, piede flesso. Esteso, flesso. Esteso, flesso. Ancora 3, 2, 1. Da qui fletto le gambe e mi appoggio sull'avambraccio. Elevo il braccio, salgo e inizio ad aprire e chiudere la gamba superiore mantenendo il braccio teso in alto e i piedi uniti. Apro e chiudo.
il corpo è fermo in linea, si muove solo la gamba destra che si apre e si chiude, si apre e si chiude. Ancora 10 secondi, ancora 5 secondi e siamo a 3, 2, 1, recupera, ci prepariamo in posizione seduta sui talloni. Raggiungi la posizione plank, da qui passa in posizione a V e torna in posizione plank. Passando dalla posizione a V alla posizione plank, spingi bene con le punte dei piedi e incurva la schiena, quindi posizione a V, spingo bene, plank, ancora V rovesciata, punte dei piedi, spingo bene, plank, ancora continua. Ancora 5 secondi, 3, 2, 1, ora passa in posizione prona, gambe e braccia tese, da qui stacca da terra busto, braccia e gambe, porta una mano al gluteo e torna, alterna braccio destro e braccio sinistro, mantieni il corpo fermo, muovi in maniera alternata solo le braccia, avvicinando e allontanando le mani dai glutei. In questa posizione contrae i muscoli lombari e i glutei. Il corpo è fermo, stabile, addome contratto. Ancora 10 secondi. Continua. Il corpo non oscilla. Ancora 3, 2, 1. Ora dalla posizione prona passa in posizione plank. Braccia tese e mani posizionate sotto le spalle. Manteniamo questa posizione isometrica e respiriamo. Ancora 3, 2, 1. Da qui raggiungo la posizione a V. Poi curva della colonna e scendo pancia a terra. Stendo le braccia, poi posizione cobra e ancora pancia a terra, posizione plank, posizione a V. Spingo con le punte dei piedi e mi sdraio. A braccia tese passo in cobra e continuo. Plank, posizione a V, torno in plank, mi sdraio, stendo le braccia e cobra. 3, 2, 1, da qui, mani a terra, braccia tese, fuori aria salgo, prendo aria e scendo. Le gambe sono tese, addome contratto, fuori aria salgo. Prendo aria e scendo. Movimento continuo, fluido. Ancora 15 secondi. Ancora 10 secondi. E siamo a 3, 2, 1. Ok, recupera, ci prepariamo per la posizione plank. Dalla posizione plank, curva della colonna portando un ginocchio al petto, torno e cambio ginocchio, porto un ginocchio al petto spingendo bene con la punta del piede a terra per effettuare una curva della colonna ben accentuata, continua, movimento fluido, ancora 10 secondi. Ancora 3, 2, 1, fermo il movimento e dalla posizione a V rovesciata, salgo sulle punte, poi appoggio i talloni, salgo punta, scendo talloni. Il petto spinge verso le ginocchia, la schiena è ben allungata. Salgo sulle punte e scendo, salgo e scendo. Continua.
ancora 10 secondi. E siamo a 3, 2, 1. Ancora posizione plank, ginocchia al petto come prima, curva della colonna portando un ginocchio al petto e poi l'altro. Quando incurvo la schiena, butto fuori tutta l'aria e spingo bene con la punta dei piedi. La curva della colonna è ben accentuata, quindi spingo bene con la punta del piede, incurvo la colonna e porto il ginocchio al petto. Continuo. Ancora 3, 2, 1 e recupera. Ora passiamo pancia a terra con le mani ai lati del petto. Ci prepariamo piano piano. Tre, due, uno, da qui, espira, stendi le braccia, inspira, espira, fronte a terra e sali con le gambe, continua, glutei e gambe sono attivi, le gambe sono tese, sia quando sono in appoggio, sia quando sono sospese. I movimenti sono lenti e controllati dalla contrazione dei glutei e dell'addome. Ancora 20 secondi. Ancora 10 secondi. Tre, due, uno, recupera e preparati in posizione quadrupedica. Tre, due, uno, quadrupedia, estendi la gamba destra indietro, punta il piede sinistro, ginocchio al petto e curva della colonna, riappoggio il ginocchio ed estendo ancora, ancora curva della colonna e ginocchio sinistro in sospensione, prendi aria quando estendi, fuori aria con il ginocchio al petto, continua, estendo la gamba indietro, punto il piede, sollevo il ginocchio e curva della colonna. Ancora, continua. Anche qui i movimenti sono dolci. Respira. Ancora 3, 2, 1. Ora estendi la gamba destra e braccio sinistro. Mano a terra, punto il piede sinistro e salgo in rovesciata, gambe tese. Gamba destra bloccata e sempre tesa. Espirando allinea braccio e gamba, punta il piede sinistro e sali a gamba tesa. Movimento molto lento e controllato. Ancora 20 secondi. Ancora 10 secondi. Ancora 3, 2, 1, recupera 20 secondi, ora facciamo tutto dall'altro lato. Tre, due, uno, quadrupedia, estendi la gamba sinistra indietro, punta il piede destro, ginocchio al petto e curva della colonna. Riappoggio il ginocchio ed estendo ancora indietro. Ancora curva della colonna, ginocchio destro in sospensione. Prendi aria quando estendi, fuori aria con il ginocchio al petto. Ancora 20 secondi. Ancora 10 secondi. 5 secondi e siamo a 3, 2, 1. Ora estendo la gamba sinistra e braccio destro. Mano a terra, punto il piede destro e salgo in rovesciata, gambe tese. Gamba sinistra bloccata e sempre tesa. Espirando allinea braccio e gamba, punta il piede destro e sali a gamba tesa.
movimento molto lento e controllato. Ancora 20 secondi. Ancora 10 secondi. Tre, due, uno. Ok, recupera e preparati in posizione quadrupedica. Tre, due, uno. Posizione plank. Elevo la gamba destra, ginocchio al gomito e stendo di nuovo. Uso sempre la stessa gamba, il piede destro è sempre in estensione. Il ginocchio si avvicina al gomito, poi torno a gamba tesa. Continua. Ancora 10 secondi. 3, 2, 1, passo in quadrupedia, avambraccio sinistro in appoggio, slancio la gamba destra e piccoli pulsa gamba tesa, piede esteso, pulsa piccoli e frequenti, sguardo verso il basso e gluteo contratto, resisti ancora 10 secondi. 3, 2, 1, torno in posizione plank, ora elevo la gamba sinistra, ginocchio al gomito e stendo di nuovo, uso sempre la stessa gamba, piede sinistro esteso, il ginocchio sinistro si avvicina al gomito e poi torno a gamba tesa, continua. Ancora 10 secondi. 3, 2, 1. Ora quadrupedia, avambraccio destro in appoggio, slancio la gamba sinistra e piccoli pulsa gamba tesa. Piede esteso, pulsa piccoli e frequenti. Sguardo verso il basso e gluteo contratto. Mantieni questo pulse ancora 10 secondi. 3, 2, 1. Ok, ottimo lavoro. Recuperiamo. Ora un po' di mobilizzazione e stretching. Tre, due, uno. Inspiro, cresco con le braccia, espirando piego le ginocchia e scendo. Inspiro, cresco, espiro, curva della colonna e scendo. Ancora su, fuori aria e scendo. Continua. Ancora 10 secondi. 5 secondi. E siamo a 3, 2, 1. Passo in posizione di quadrupedia, espira in curva la schiena, inspira in arca la colonna, mani appoggiate sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, prendi aria quando distendi l'addome, fuori aria quando contrai l'addome e incurvi la schiena. 5 secondi e siamo a 3, 2, 1. Ora portiamo la gamba sinistra in avanti, appoggiamo bene il piede a terra, mano sul ginocchio e manteniamo la schiena dritta. Bacino che spinge in avanti, respiriamo nella posizione. E siamo a 3, 2, 1. Ora lentamente mani a terra,
Stendi la gamba sinistra, solleva la punta del piede e incurva la schiena. Respira e mantieni la posizione. Ancora 10 secondi. Tre, due, uno. Lentamente sciolgo la posizione e cambiamo gamba. Ora piede destro davanti a te, mani sul ginocchio, schiena dritta e respira. Tre, due, uno. Ora lentamente mani a terra, stendi la gamba destra, solleva la punta del piede e incurva la schiena. Respira e mantieni la posizione. Tre, due, uno, recupera e passa schiena a terra. Tre, due, uno, incrocia la gamba sinistra sulla destra, mani sotto la coscia e traziona dolcemente la gamba al petto. Non esagerare con la trazione, schiena ben allungata e aderente al tappetino. Tre, due, uno, cambio incrocio, incrocia la gamba destra sulla sinistra, mani sotto la coscia e traziona dolcemente la gamba al petto. Respira. Tre, due, uno, recupera, ci alziamo in piedi. Tre, due, uno, inspirando braccia su, curva della colonna, e espirando braccia giù, contraggo i glutei. Inspirando curva, espirando bacino che spinge in avanti. Continua. Inspiro braccia su, espiro braccia giù. Ancora 3, 2, 1. Fermo il movimento e benissimo, il tuo allenamento è terminato. Ci vediamo al prossimo video.